Buongiorno, ciao a tutti, sono Gabriele Cecconi e voglio introdurvi il mio lavoro di Bratched and the Heart. La mia mostra è un progetto che ho realizzato in Bangladesh nel 2018 e che documenta un po' quelle che sono le conseguenze ambientali della migrazione di una migrazione di massa, in particolare quella dei Rohingya che è avvenuta nel 2017. Ecco. Tramite il mio lavoro ho cercato di affrontare una tematica a mio avviso un po' sottovalutata nella narrazione giornalistica e documentaria per quanto riguarda le migrazioni di massa e che cerca di affrontare la tematica soprattutto del rapporto tra uomo e ambiente. Mi sembrava interessante questo aspetto perché nel momento in cui si parla di una migrazione di massa spesso non si pensa a quelle che sono tutte le problematiche legate alla relazione tra i profughi e l'ambiente di riferimento, che invece diciamo, determinano in maniera molto importante tutte quelle che sono le condizioni di vita dei profughi stessi. Devo dire che cioè, affrontare questa storia mi ha permesso di entrare in contatto con tutta una serie di situazioni che non avrei mai potuto immaginare. Il disboscamento che deriva da un'attività intensiva legata alla necessità di sopravvivenza dei profughi, tutto il problema legato allo sfruttamento delle risorse idriche. Il problema legato al rapporto tra i profughi e la fauna locale e per finire, ma tutto quello che c'è dietro al rapporto tra i profughi e la popolazione locale. Voglio ricordare che questa è una delle più grandi migrazioni di massa degli ultimi 20 anni, c'è più di 1 milione di profughi che ha occupato queste aree del sud del Bangladesh e prima dell'esodo dei Rohingya soltanto 300.000 diciamo, abitanti locali vivevano le stesse aree. E quindi ecco, mi sembrava importante porre in evidenza una storia e un aspetto delle migrazioni che a mio avviso era stato sottovalutato sia dalla comunità internazionale sia dall'ambiente, diciamo, giornalistico, nonostante ci siano studi a partire da 30-40 anni fa delle grandi migrazioni africane. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a visitare la mostra qua al Festival Riaperture di Ferrara e grazie ancora, a presto.